con la carica delle coreografie musicali dell'Euro Band Murgia Street Band e le percussioni afro-brasiliane della bandita Officina del Ritmo, ha preso il via per le strade e le piazze di Bitonto il festival bandistico nazionale della città Flatatum, organizzato dall'Associazione Musicale Culturale Davide delle Cese con il patrocinio del Comune e dell'Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome Puglia. Fino all'8 ottobre un ricco cartellone d'eventi nel segno di tradizione e innovazione. Sì, un weekend ricco di musica. Noi avremo la fanfara dei Bersaglieri, sezione di Altamura, e poi a seguire una delle bande più importanti d'Italia, quella di Lanciano, diretta dal maestro Michele Miloni. Domenica invece sarà la volta della banda Città di Trigiano con il professor Rocco Mentissi e un focus sulla marcia sinfonica, vero tratto distintivo compositivo della Terra del Sud, e per finire un progetto sperimentale che incontrerà le sonorità della canzone d'autore italiana, del melodramma fino allo swing italiano. Flatatum, appunto un suono onomatopeico per dare ancora vita alle bande, un'importanza davvero essenziale soprattutto qui al sud per la nostra tradizione. Assolutamente, Flatatum è legato al tessuto endemico della società bitontina, meridionale, mediterranea in generale, e quindi i fiati sono il nostro respiro, le percussioni sono il ritmo del nostro cuore, e come non essere, diciamo, legati a questa rappresentazione della vita simbolica.